TG itinerante del sabato, oggi tappa in Irpinia, a Tevico, il comune più alto della Campania, dove è andato per noi Rino Genovese. Buon pomeriggio da 1094 metri sul livello del mare, dal tetto della Campania, il luogo dal quale si vedono contemporaneamente il mare Adriatico e il mar Tirreno. Trevico, il paese dove gli alberi non appassiscono nemmeno d'estate. Questo è un tiglio di 400 anni, uno dei simboli di questo bellissimo paese, così come simbolico è l'arco che vi facciamo vedere. Questa mattina abbiamo seguito il corteo di una sposa tra applausi di parenti, amici, violino, l'avete vista attraversare un arco in pietra, una bellissima tradizione che vi spiegheremo tra poco. Nel frattempo affacciamoci sul tetto della Campania ed ammiriamo panorami davvero unici. Da qui sembra davvero di toccare il cielo con un dito. Si abbracciano con lo sguardo mari e montagne. Trevico, il tetto della Campania. I balconi su 5 regioni e 7 province. E allora affacciamoci ad uno di questi balconi. Questo è quello che domina l'Irpinia con la baronia. Lì in fondo c'è il Murise. Dinanzi a noi Sant'Agata di Puglia. E quella montagna sulla destra è il Vulture. Siamo in Basilicata. Da altri balconi, quando il cielo è terso, si possono guardare i due mari, il Golfo di Manfredonia e il Golfo di Napoli. Sembra di essere davvero i padroni del sud. Montagna abitata sin dall'antichità. Qui sostò Orazio, il poeta di Venosa, che del paese parla nella Quinta Satira. Ambiente ed arte connubio inscindibile. Le sedi del Centro Multiculturale e del Forum dei Giovani sono nel Palazzo Scola, perché Trevico ha dato i natali anche al famoso regista Ettore Scola, che le ha dedicato il titolo di un suo film, Trevico Torino, viaggio nel Fiat Nam. E nel centro storico la Casa della Paesologia, voluta dal primo dei paesologi, Franco Arminio. Questo è il luogo fisico dove possono incontrarsi tutti gli artisti, tutti i poeti, musicisti, intellettuali che ruotano intorno a quest'idea centrale della paesologia. Trevico dal culto della dea Trivia, o forse perché tre erano i vichi, le strade per raggiungerlo. Tre le porte d'ingresso al centro storico, come la cinquecentesca Portalba o Iacovella in Pietralavica, l'arco beneaugurante. Per noi trevicani è semplicemente l'arco, è il simbolo della comunità di Trevico, l'emblema delle nostre tradizioni. E a proposito di tradizioni trevicane, tutte le spose di Trevico, prima di entrare in chiesa, passano sotto l'arco, perché questo deve significare appunto il benvenuto del paese, l'ingresso ufficiale nella comunità. Nel Palazzo Petrilli le sorgenti che un tempo servivano per l'approvvigionamento di tutto il paese, tra stalattiti, stalagmiti e cunicoli. Nei palazzi nobiliari le antiche cantine e passaggi segreti che portavano al castello. Attorno al centro storico le frazioni Molini, Coccia di Mare, Caprareccia, Farullo, Lungarella, Bassomano, Vecito, San Vito, Santa Marina, nomi che riportano ad una forte religiosità ed una fiorente economia della terra. Fede e prodotti straordinari, vedete la lavorazione di un caciocavallo impiccato e poi tantissimi prodotti della terra che vengono lavorati in mille modi, liquori, marmellate, creme, guardate lo spettacolo di questo colore rosso dei pomodori, i peperoncini, gli agli portafortuna, le noci, questa è un'anzerta di castagne. Certo, questo è il resto di un'anzerta di castagne di 50 metri, abbiamo battuto il record del mondo. Complimenti, non grazie. Solo prodotti della terra, poi i prodotti dell'artigianato locale che è molto legato alla lavorazione del legno. Il signor Antonio ha ancora conservata la culla dove ha vissuto i primi anni della sua vita. Lei è davvero innamorato della lavorazione del legno? Sì, mi dedico molto a questo lavoro con il legname di specializzazione di questo territorio, tra olmo, castagne e spina specialmente. E guardate cosa esce dalle mani del signor Antonio. Fiorente è anche la lavorazione della ceramica. Vediamo Gaetano mentre sta producendo proprio un vaso di ceramica al tornio. Dicevamo prodotti e fede. L'8 settembre qui si festeggia la famosissima Madonna della Libera, che però non è la santa protettrice di Trevico, il santo protettore ha un nome particolarissimo. Ascoltiamo. Yeah.
Il santo protettore ha un nome esotico ed è venerato solo in 3 comuni al mondo, Sant'Euprio. Le reliquie si conservano nella cattedrale, dall'ingresso davvero caratteristico. A Trevico in cattedrale si entra attraversando il campanile. Costruita intorno all'anno 1000, è da sempre meta di pellegrinaggi, non solo per Sant'Euprio, anche per la miracolosissima Madonna della Libera. Nei secoli scorsi si veniva a scarsi da tutti i paesi del circondario ad onorarla. L'8 settembre chi avesse ricevuto una grazia tagliava i capelli e li incorniciava al di fuori della chiesa. Intorno al 1400, in questa zona qui, il culto alla Madonna è intervenuto, il primo che abbiamo attestazione di anche miracoli di grazie. Vedete, questo ciclo absidale di influenza bizantina è stato ritrovato nella cripta, dove c'è ancora l'originario altare in pietra e sono conservate le statue della Madonna della Libera venerate nei secoli, a partire dalla prima in legno del 1300. Il culto per il divino fa parte del DNA di questo popolo. Sacro e profano, sulla facciata del bellissimo palazzo calabrese, realizzato con materiali locali come la pietra di fiume, sono visibili 2 rilievi che raffigurano i mostri, simboli scaccia maligno e forme di scaramanzia della famiglia verso i casati avversi. Nessuna scaramanzia, soltanto sapori straordinari per i piatti tipici di Trevico. Impossibile descriverli tutti, vedete quanti sono. Proviamo a descriverne qualcuno. Questo è? Una pizza di patate fatta con patate, salsiccia secca, uova e mozzarella, fatta a forno. Poi vedete ravioli di tutti i tipi, pasta, la pasta? Pasta, abbiamo i trilli trevicani che li abbiamo preparati con le fregole di pane che vengono rosolate in padella e amalgamate con un po' di salsa e spicchio di noci. Un piatto antichissimo, insomma, della nostra terra. Ci spostiamo sul tavolo dei predoni della montagna, che ci propongono tra l'altro un piatto legato ad una delle più importanti sagre che si svolgono in Irpinia. Sì, la sagra del peperone ripieno, che oramai dagli anni 70 è un appuntamento tipico ad agosto a Trevico, con questo prodotto locale, i peperoni tipicamente del posto. Poi vediamo anche salumi, tante forme di carne, di fagioli, insomma una gastronomia ricchissima legata soprattutto ai patte, perché qui ci sono ben 4 patte, cioè prodotti che sono riconosciuti a livello ministeriale. Esatto, noi abbiamo la fortuna di avere questo riconoscimento ministeriale su proposta della Regione Campania. Abbiamo avuto il riconoscimento per le patate, che sono una varietà tipica di questo territorio. Abbiamo una varietà Spunta e Desirè, poi abbiamo le castagne e ovviamente il prosciutto di Trevico e i trilli, come sono stati già presentati. I trilli sono, diciamo, ci sono delle piccole aziende qui sul territorio, appunto, che fanno pasta fresca, e il prosciutto è un'antica tradizione di questo territorio. Praticamente tutti prima allevavano i maiali in famiglia e utilizzavano tutti i prodotti del maiale, però ovviamente il prosciutto, che è arrivato secondo all'Esposizione Internazionale di Parigi tanti anni fa. Vediamo anche una antica pesatura del prosciutto, proprio con gli attrezzi tradizionali. Perché a differenza degli altri prodotti, il prosciutto non veniva utilizzato dalle famiglie che lo producevano, perché serviva, lo si vendeva e serviva per acquistare il maiale per l'anno successivo. Le famiglie utilizzavano tutto il resto, mentre il prosciutto era appunto una fonte di reddito per poter acquistare il maiale. Signor Sindaco, direi che le motivazioni per venire a Trevico sono davvero tantissime. E allora, da Piazza del Tiglio, del comune più alto della Campania, è tutto, linea allo studio. Grazie a Rino Genovesi e alla città di Trevico.